Un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte. Allora, chi mi segue su Instagram sa che io oggi ho pubblicato una fotina in cui facevo vedere tutte le cose, come sempre, poi adesso, tutti i miei acquisti alla Lidl. E sì, perché? Perché oggi è lunedì 20 marzo e sono uscite delle cose finalmente cartopazzose, quindi io sono andata in missione e ho trovato delle cosine. Comincio subito, non mi dilungo in chiacchiere. Allora, partiamo sì da queste cosine semplicissimissimissime. Ho preso le cartucce per la colla a caldo. Ho trovato sia le cartucce piccole trasparenti che vedrai vanno via come il pane e quindi servono sempre, sono 20 pezzi, l'ho pagato 1,99 euro, e ho anche trovato la colla glitterata, le cartucce queste qui glitterate, sempre 20 pezzi, sempre 1,99 euro, e c'è anche come colore il blu, ok? Eccolo qua. Poi ho acquistato questo blocco relax, tranquillità ed equilibrio, perché mi incuriosiva tantissimo acquistare uno di questi, insomma, blocchi qui, che sono praticamente degli album antistress che appunto hanno lo scopo di rilassare la persona mentre la persona colora questi disegni che appunto sono rilassanti, ecco. Cioè avrebbero una certa capacità rilassante. È carino, vi saprò dire se mi rilassa oppure mi fa magari l'effetto contrario, perché poi è capacissimo, perché io e l'ho pagato 4,99 euro, non me lo ricordo se già ve l'ho detto. Poi che cosa ho voluto acquistare? Partiamo, sì, facciamo questo. Ho voluto acquistare praticamente la carta crespa. L'ho pensata magari per incartare le cose che devo magari spedire, quando sarà che spedirò qualche cosa del mio negozietto, e vedete sono praticamente 10 rotoli 50 centimetri per 2 metri, e sono questi colori pastello che a me piacciono tantissimo. Guarda, è leggerissima. Ah, sì, e poi per il costo, vedi che cretina, è sempre così, io devo prendere di più, 2,99 euro, quindi insomma, no, vabbè, allora io ci ritorno. Tutte queste cose che vi farò vedere le ho pagate 4,99 euro. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo, sono questi fogli di carta pieghevoli, che poi pieghevoli, ma insomma uno ci può fare quello che gli pare, appunto primavera, sono 100 fogli da 80 grammi ciascuno e sono praticamente 15 x 15 cm, e adesso ve li faccio vedere. Ci sono 10 fogli per ciascuna fantasia, sono double face, ma il retro è a tinta unita, quindi insomma non ve lo faccio vedere, sono tutti colori chiari, e parto con il primo e sono deliziosi, la carta è molto fine ma sono veramente deliziosi. Ho acquistato, ovviamente la prossima settimana ci saranno sicuramente dei video decoration, e ho acquistato gli adesivi, questo formato qui, composto da 6 fogli, sempre il solito prezzo. Abbiamo questa prima fantasia qui con le uova, che tanto il riflesso si vede comunque, ecco, forse così, no? Le uova sono tutte brillantinose, le uova e la scritta Happy Easter, e poi qua dietro ci sono i coniglietti, ma guardate che carini che sono, deliziosi. Poi le libellule di tutti i colori, cioè nel senso rosa, più che altro rosa, viola, verde e azzurro, carinissime. E poi qui le mie amate farfalle, guardate che cosa sono, una meraviglia. L'ultima bustina è composta da questo foglio con le lettere dell'alfabeto, sempre molto carine. E poi dietro abbiamo, aspetta che manco ho visti, sì, gli animaletti, praticamente gli animaletti in varie attività.
È simpatico. Poi ho comprato, levando un po' di cose, ho comprato quest'altro set di carte qui. Allora, questo set è set per bricolage primaverile ed è fatto in questa maniera qui. Ok? Vedete, ci sono i nastrini, guardate che carini. Ci sono varie pietruzzine che però sono tutte girate, ovviamente, però ci sono i fiorellini, io non so se li vedete. Poi ci sono questi, che carini, questi stickers, diciamo sì, con i fiori a rilievo, se si vedono, però insomma sono completamente bianchi, non è facile farveli vedere. E poi ci sono appunto questi fogli di carta trasparente, questi fatti così. Poi troviamo come al solito le istruzioni per fare le varie decorazioni. Questi sono i cartoncini ondulati, uno bianco e gli altri due insomma marroncini. I quattro cartoncini con i motivi sono questi qui, non sono double face, sono decorati solo davanti, sono molto carini, hanno uno spessore notevole. Poi i 12 fogli di carta colorata sono questi qui, che sono ovviamente fronte e retro, e sono decisamente più leggeri. Il pezzo forte dei blocchi di carta l'ho tenuto alla fine, sono dei blocchi bellissimi, cioè è un blocco, io ne ho presi due perché proprio perché sono, cioè è stupendo, ed è questo qui, questo blocco qui. Allora, è una meraviglia. Quindi blocco di carta design primavera e Pasqua, sono 12 fogli e dire che sono belli è poco, e sono anche double face. Passiamo adesso agli attrezzi che ho voluto acquistare e dei quali vi farò delle clip a parte per farvi vedere proprio il loro utilizzo, tranne di questa che vi mostrerò soltanto più nel dettaglio, che è la sparapunti. Per sparapunti si intende che spara sia le graffette che i chiodini. È elettrica e il suo costo è di 12,99 euro, ma adesso ve la faccio subito vedere. Questa è cosa troviamo all'interno appunto della scatola della pistola sparapunti, quindi la pistola, questa scatolettina qui dove ci sono 400 graffette da 10 mm e 100 chiodini da 14 mm e più le istruzioni, ma è semplicissimo da utilizzare. Allora, prima di tutto, come vedete, qui c'è la sicura, che nel momento in cui quindi si spinge questo pulsante abbiamo la sicura e quindi non possiamo sparare, mentre lo giriamo, ripigiamo qui e si può poi sparare. Poi qui possiamo vedere sia da questo lato che da quest'altro, possiamo vedere insomma le graffette mano a mano che diminuiscono o i chiodi. E poi per inserirle basta fare in questa maniera qui, bisogna pigiare qui ai lati e sfilare, e dopodiché prendere per esempio le graffette o anche gli stessi chiodini e metterli rivolti, cioè non così ma rivolti verso il basso, dopodiché ecco qua, fare lo scatto e quindi la sparapunti, la pistola sparapunti è carica. Quindi questa è la classica pistola sparapunti che può essere utilizzata per esempio per foderare le sedie, le poltrone, per magari assemblare delle scatoline di legno, quindi deve essere utilizzata con materiali consistenti. Altra cosa che vi faccio vedere al volo qui e più nel dettaglio successivamente in una clippina è questo set qui di perforatori
ipermargini che contiene 8 motivi decorativi e che vi straconsiglio perché sono bellissimi ed hanno anche un costo veramente eccezionale, 9,99 euro per 9 di questi perforatori. Ve lo straconsiglio perché un perforatore per margini che ho comprato in fiera, di quelli proprio più da battaglia, l'ho pagato solo quello 12 euro, uno, questi sono 9, quindi 8, quindi ve li consiglio. Adesso vi lascio la clipina. Allora, in questa comoda valigetta ci sono appunto tutti i perforatori e come si utilizzano? Vanno inseriti praticamente in questo attrezzino qui, in questo buco in particolare. Quindi si prende un qualsiasi perforatore, ovviamente l'immagine deve essere rivolta verso di noi, si infila nell'apposita fessura e poi, come vedete, ci sono queste altre due finestrelle. A che cosa servono? Servono per poter inserire queste mascherine qui, che ci guideranno nella perforazione giusta, appunto del motivo da perforare, in questa maniera qui. Noi le mettiamo e poi prendiamo appunto foglio, ok, lo inseriamo praticamente qui e poi noi in qualsiasi punto del foglio ci troviamo, noi possiamo perforare tranquillamente, perché poi ci aiuteranno le nostre mascherine. Quindi perforiamo, ok? Ovviamente questi perforatori hanno tutti il contenitorino per i pezzettini di carta, quindi non ce li troviamo in giro, e quindi vediamo che noi abbiamo perforato in questa maniera qui. Per continuare da una parte e dall'altra ci serviamo appunto delle mascherine, quindi andiamo a vedere che la figura combaci, ok, e andiamo a panciare di nuovo e vedete che tutto prosegue nella maniera più precisa possibile. Ed ecco qui che questa parte è finita. Dopodiché, per fare quest'altra parte, ci aiutiamo con quest'altra mascherina. Ed ecco qui che il nostro foglio è perforato tutto per bene lungo il margine, e quindi lo stesso procedimento lo facciamo con gli altri perforatori, che adesso vi faccio vedere velocemente. Altra cosa che vi farò vedere poi dopo nel dettaglio è questa qui, è la taglierina con 12 lame decorative che ho pagato solo 9,90 euro, e ve la faccio vedere adesso. Allora, come vedete, qui abbiamo una sorta di ruota dove troviamo 11 tipi di lame, tra cui quella dritta e quella tratteggiata e quelle decorative, in più una linea per fare la piega. Ci sono queste alette che noi possiamo estrarre in questa maniera, e su queste praticamente alette ci sono segnati dei numeri che, ahimè, non sono in centimetri ma sono in pollici. Ecco, questa è una cosa un po' diciamo sgradevole, perché bisogna fare prima la conversione, non lo so perché l'hanno fatta in pollici, eppure è così. E su queste alette, come vedete, cioè queste alette sono questa è ondulata e da questa parte c'è questo motivo qui, quindi possono essere utilizzate anche per disegnare. Allora, vi faccio un esempio: prendiamo il nostro cartoncino e lo infiliamo, perché questa barra qui non si può alzare come magari succede in altre taglierine. E poi, per esempio, noi vogliamo tagliare il nostro cartoncino a 6 pollici, quindi lo mettiamo in corrispondenza del numero 6 e scegliamo la nostra lama. E come facciamo? Basta girare, quindi pigiare sulla ruota e girare. Ok, quindi ho scelto questa lama qui decorativa, quindi la praticamente la facciamo uscire dal suo alloggiamento e mi raccomando di spingere bene affinché insomma venga il taglio in maniera corretta. Quindi spingiamo
e facciamo così. Quindi abbiamo praticamente il nostro cartoncino tagliato in questa maniera qui. Quindi taglia molto bene, ripeto, l'importante è pigiare molto. Ok, quindi questo per esempio è il motivo ondulato più stretto, ma poi ci sono altri motivi ondulati, anzi sono tutti ondulati, poi ci sono questi altri motivi qua, anzi ve li faccio vedere. Per esempio questo motivo qui fa questo effetto qui. Ecco, un po' più geometrico, se così vogliamo dire. Poi vi faccio vedere la piega, perché comunque troviamo tutti i motivi ondulati con le onde più grandi e le onde più piccine. La piega è carina, interessante, quindi la facciamo uscire dall'alloggiamento e ricordiamo sempre di pigiare. Ed ecco qui la nostra piega. Io non so se la vedete, ma adesso se faccio così si piega appunto in corrispondenza della piega, ok? Quindi comunque è molto carino. L'ultima cosa che volevo far vedere, che è una veramente una lama che mi ha conquistata, che secondo me vale il prezzo di tutta la taglierina, è la lama per il punteggio tratteggiato, che è questo qui. Quindi noi la facciamo uscire e spingiamo, ok? Ed ecco qui, ed è bellissimo perché voi vedrete che se io vado a fare in questa maniera, vedete? Cioè, io la trovo una cosa simpaticissima, non lo so, per fare bigliettini particolari, partecipazioni particolari a magari a compleanni, eventi, non lo so, è una cosa veramente molto simpatica che, ripeto, vale il prezzo di questa taglierina. Quindi se io ve la consiglio, sì, ve la consiglio, dovete soltanto avere un po' di pazienza per le misure in pollici. Ok, dopo tutte queste cose tecniche chiudiamo con un copriletto che è bellissimo, che io avevo già adocchiato, ma non l'avevo preso perché avevo preso già le lenzuola a 20 euro, quindi non mi andava. Questo l'ho pagato 25 euro, è tanto, però se le lenzuola le paghi 20, il copriletto 25, insomma dai, si può fare. Ed è questo qui, guardate che bello. sì, anche Artù dice che è bello. È un copriletto matrimoniale rosa con queste rose rosa, ed è bellissimo, a me piace tantissimo, ed è fatto così, ma è proprio carino carino, è leggerissimo, proprio bello. E indovinate un po', guardate che bello, si vede? Sì, bello, sì, lo so Artù, piace anche a te. E indovinate un po', l'ho preso per papà, sì, perché praticamente dormirà nel letto stellato e sopra con le rose, con ovviamente rosa, no? E sì, perché praticamente allora, appunto, siccome io c'ho le caldane, io c'ho proprio caldo e non lo sopporto, cioè la primavera, cioè io passo dal piumone al lenzuolo e basta, e sono fatta così. Quindi è inutile che me lo prendo, cioè io d'estate questo avvampo, ecco. E invece lui, capito, gli piace, e allora dico, sai che c'è, siccome la camera di papà è verde e ci sta il verde, e il rosa ci sta e mi piaceva e l'ho preso. Oddio, un fatto così, quando gli ho detto che era per lui dice vabbè, insomma mi piaceva, tanto bella. Vi faccio vedere il pulcino, amore, e rompi le palle che mi agoli, vuoi farti vedere un pochino? Guarda, chi è mamma? È la telecamera, piccolo, cos'è, le luci, amore? Anzi, perché lui qua di solito non è che ci sta tanto in braccio, Berlino sì, ma lui no. E niente, quindi io, ecco, spero di avervi tenuto compagnia, spero di esservi stata soprattutto utile facendovi vedere insomma l'utilizzo di quegli attrezzini là. E niente, io come al solito vi ringrazio per aver visto questo video, se vi fa piacere ci vediamo nel prossimo, e un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte.